Ciao Martina, Ciao. ciao, piacere, piacere. Sembra che siamo vicini, ma No, in ma è la realtà prospettiva che sono inganna. 4-5 metri. Mi 4-5 metri, sì, 4 e senti? Mi mezzo. senti? Perché siamo un po' troppo distanti, forse. Stefano è un po' influenzato, non ha il Non coronavirus, no. vorrei. Appena ho saputo che è influenzato, Steve, ti voglio bene, ma Ma stai a casa resta tua? lì, resta lì. La tesi è Si finita, comincia. si comincia. Beh, non male, come siamo partiti, non male. Avete fatto gli auguri a Martina, Sì, me li ragazzi? hanno fatti qualcuno Quanti? sì, Quanti? molto Pochi, pochino, pochi. qualcuno sì. Ma Sì, qualcuno dove sono gli sì. uomini di una volta? Io ti ho dato anche la mimosa, eh? Poi l'abbiamo buttata per precauzione, perché... Però gliel'ho fatta vedere e l'ho buttata subito. Oh, ma Dani, tra l'altro, ultimamente mi stanno chiedendo se sono tua sorella. C'è gente che dice che non ha capito ancora che non sono sua sorella. No? Non siamo sorelle, cioè siamo Non siamo sorelli. sorelle, non siamo Non siamo sorelle. fratelli, non siamo fidanzati, non siamo parenti, niente. Niente. Infatti non so neanche perché è qui in No, questo stai. momento. Stefano, la chat si chiede se sei vivo, se sei moribondo, facci Ah, sì. sapere. Ciao, Ti saluta Steve. Martina. Chi Madonna, ma è? sto cuore è ancora in circolazione? Madonna, ma sto cuore è ancora in circolazione? Chi è? Il buon Pandev. Pandev. Cazzo, Teo, ma che ma era cosa solo! fai, Teo? Ma era tutta buona! Ma Ma perché non cosa ci ha messo in piede? hai Cazzo, sto pure incoglionito perché era da un po' che il Milan non fatto? Sì, è giocava. vero. Nel frattempo sto facendo una carriera su FIFA con il Milan Sì. e tutti sti Castillejo, Benacer, non ce li ho più. Audio di Steve intanto, Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Daniele, buongiorno Martina. Sì, sono qui davanti alla tele che mi sto riprendendo. Anzi, mi sono già quasi ripreso dalla mia influenza e sono pronto a elaborare con i miei complicati algoritmi l'aggettivo della giornata. Già che ci siamo... Oh! Rientrare Alt. Hernandez, ma Sanabria va via, Sanabria, ritorna chiudiamo, chiudiamo, Ciapallo. Tiro sotto, chiudiamo. Sanabria offre per Dai, Madonna, però, Qui si è fatto ragazzi. infinocchiare Bennasseri, ha fatto una mezza finta e l'ha lasciato sul posto come un pirla, dai. Ma dai. Ci ha Pandev, segnato proprio porca lui. troia, lo Quello sapevo, io col devo pene in smetterla di testa. parlare. Madonna, ma Chi è? sto cuore è ancora in circolazione. È ancora in circolazione, sto qui, bomba. Vediamo se è tutto regolare, dacci un fuorigiochino. E Sì, qui, Teo qui però, Teo. cazzo, Teo, è malissimo, Gran Teo. cagata di Teo qui. E qui ha chiuso malissimo anche Benacer. Conti che disastro, ragazzi, che disastro. No, qua ha sbagliato tutto Teo, però. Steve, siamo seriamente preoccupati per il tuo collo. Tutto ok? Tra l'altro sta già registrando un altro audio. Ho un po' paura a mettere play. Esatto, adesso starà bestemmiando. No, ma sono sicuro che adesso col fatto che è un po' influenzato affronterà il discorso in maniera pacata e signorile, se posso permettermi. Come cazzo si fa? Come cazzo si fa a prendere gol così? Che eravamo in quattro davanti, compreso Theo Hernandez che era in vantaggio e se l'è fatta soffiare come Sbagliato. all'oratorio. Certo che star sotto dopo 5 minuti, dopo 6 mesi che non giocano, veramente. Ora non perché stiamo perdendo, ma col fatto che so già che sospenderanno il campionato dopo questa, sì, guardo la partita, spero di vincere. Io sono convinto che lo sospenderanno. So che Ah, Teo Teo, veramente. sei un po' Taglia! bloccatino, eh. Buttala al centro, forte al centro. Oh, dai, ma vedi cosa sta facendo? Impreciso, superficiale. Però gli aggettivi lasciamoli a Ah, è vero. Steve. No, vabbè, ma non è per il Milan, è per Teo e basta. No, due! Cazzo, Due! Ogni e ben ci sono! Però Infatti si Ibra che incazza. sclera come un pazzo. Si incazza Ibra con Çalhanoğlu. Cosa cazzo No, vuoi? con Bennacer. Dio santo, ma per un controllo complicato gli ha tirato una bomba a mano, Conti, cioè. Ragazzi, sto spammando la diretta, non è che chatto con la Nargi. Bello, bello, Ma dai, che bello, buono! No, Ibra, però che bello! No, cosa hai Zlatan, che sbagliato? cazzo! Dio, cosa ha Cazzo, lì ti ha sbagliato, messo un bijou Ibra! Çalhanoğlu, Ibra ha fatto il massimo, Steve. Ma che Come ha fatto il massimo? Ma che massimo? cazzo Doveva dici? Ma che cazzo segnare! dici? Mi sta sul culo quando difendono alcuni giocatori, guarda. Era Non è neanche fuori regolarissimo, gioco. Porca regolarissimo. vacca, Ibra. Secondo me non ci ha creduto Ma abbastanza. era anche, non so, la palla Pensava di essere anche, fuori. gli è anche rimbalzata precisa, Capire cioè. che non poteva esserci forza nella conclusione del Ah, match. si può disattivare il secondo commentatore. Steve, sedicesimo Riesci minuto, quasi a 17esimo in questo istante, serve il tuo aggettivo. Grazie. Grazie. Ragazzi.
pigiama, poverino. In pigiama. Siamo pronti per il tuo aggettivo. Se vuoi ti metto la sigla, dimmi tu. Vai, vai con la sigla. Questo è l'aggettivo di Steve. L'aggettivo di Steve. Allora, per quanto ho visto in questi primi 18 minuti di gara, ho visto un Milan pertinace. Cos'è? È un Milan che continua in maniera ostinata, un po' nel suo modo di giocare solito, ma senza troppa convinzione, cioè... Ma che cazzo, no, sembra... Live, live. No, no, ma ragazzi... Cazzo, ma vabbè, ma i pertinacci del cazzo, ecco cosa siamo. Ecco, c'è l'aggiunta, ragazzi, pertinacci del cazzo, è importante. Ma cazzo, ma che gol ha sbagliato, porca puttana. Ma che cazzo di utilità ha quel giocatore? Ha provato a fare il pallonetto? Calhanoglu? Era... No, gli ha tirato no. Proprio addosso, basta. No, semplicemente ha tirato pianissimo e gli ha tirato addosso il portiere. Vabbè, visto che sento gente che continua a tossire, io chiuderei qui, non si sa mai. Ciao, 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 ciao. Non mi hanno regalato neanche una mimosa, nessuno. Ti faccio venire a casa mia il giorno della festa della donna. Senza neanche una mimosa? Certo, è così che è andata. Oh, tanti auguri. Grazie. Ragazzi, fresche fresche di giornata. Tanti auguri, un piccolo grazie. Pensierino. Prego, prego. Le mimose ai tempi grazie. Del... Grazie, veramente, apprezzo. Te le metto da parte? Sì, non anche se non ci possiamo toccare. Okay. Esatto. Ragazzi, mi sono salvato in calcio d'angolo. Piraschi cerca il cross, arriva sul secondo palo. L'inserimento vincente, tutto buono, tutto fermo, ancora cassata. A segnare per il Genoa, come contro la Lazio. Ancora un'azione con... Cioè, ma possiamo prendere due gol uguali? Due gol uguali, sempre dalla destra qua da Teo. È buona, è buonissima. Quello beh, che fa il però, tacco. Sì, però è colpa di Teo invece. Perché, scusa, quanto spazio gli sta lasciando? No, cioè, lì è in ritardo. Quello fa il tacco. Va. Diventano dei fenomeni. Ma dai, raga, con ma noi. Veramente. Sembra che, ma non sembra che non ci stiamo neanche. Però la partita del Genoa è fino a questo momento perfetta. La partita del Genoa sarà anche perfetta, ma noi praticamente non siamo entrati in campo. Mi chiedo chi cazzo me lo faccia fare di guardare questa roba, che veramente rischio che mi risale la febbre a guardare sta merda, da tanto che mi fanno innervosire. Ma che cazzo dobbiamo giocare a fare? Era meglio se lo sospendevano sto campionato di merda, va, che dall'inizio che mi rovinano ogni domenica. Ma poi che la smettano di dire preparata bene, mandate tutti a fanculo, che è il Milan, che basta. Se andiamo lì, io, te e un altro, probabilmente riusciamo a segnare a sta difesa di merda. Li riusciamo a segnare pure noi. Che cazzo preparano bene che cosa? Facciamo cagare, basta. Cioè che sì, che è sempre in ritardo. Rebic che sta venendo fuori la poche. Sta perdendo qualsiasi duello. Ma che cazzo hanno preparato bene? Ma se viene l'oratorio San Giovanni ce ne pianta quattro. Quella è la verità. Zio cane. Zio sempre. Comunque ragazzi, avete visto che è tipo la festa di fine anno, no? Che uno gioca, si diverte, cioè. Non è che stiamo qui veramente a guardare sto schifo, cioè. Oh, Sanabria sembra Messi oggi. Ma come cazzo è? Ma anche Cassano, cioè, sembra. Non lo so io. Scusate, ogni tanto mi partono delle parolacce che veramente mi... Fuori uno stranamente spento Calhanoglu. Dai, Jack, ti prego. Un po' di entusiasmo però, Jack. Sì, infatti, anche tu, voglia, mamma mia, un primo piano, sembra depresso ad entrare. Ma Sanabria è diventato così un fenomeno? O siamo infatti, noi quello che ho detto siamo io, scarsi. Steve. Ah no, non posso scarsi, parlargli. Ma scarsi. Non si può soffrire così tanto anche fisicamente, adesso... Sanabria. Cioè, per l'amor del cielo, con tutto il rispetto, ma Martina che stavi interagendo con l'audio di Stefano. Pensavo di... No, ho letto anch'io, cazzo, sembra Messi, non lo so, tutti i fenomeni diventano con noi. Ne facciamo resuscitare i morti. Guarda, mi ricordo ancora il giorno in cui ci ha segnato Schelotto. Pensa a te. Lì veramente ho capito che... Dai, mano! Dai, vaffanculo, vai! Super! Grandi raga, dai, dai, dagli sta palla! Dai, quante storie, Perin, dagli sta cazzo di palla! Ma c'è la rigore anche? Sì. Colpita molto bene. Ibra, ha messa Ibra. C'è grande Ibra. Ibra. Suprema, sì. La palla rimane lì, bravo Ibra. Bravo Ibra.
Qui c'è la Noglu, l'avrebbe data di piatto al portiere, che sì, l'avrebbe tirata al quarto anello. Dai però, dai, dai, velocizziamo. Certo, tutti in difesa, di dai, dai, su. Galoppare, hop, 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 dai. La principale è andare sempre su Zlatan Ibrahimovic. Strano. Strano. Non la darei neanche io questa indicazione, raga. Fate quello che volete, basta che la date a Zlatan. C'è già il fatto che Pioli dica sempre su Ibra, su Ibra, su Ibra, ti fa capire proprio che non c'è un cazzo di giù. Cioè, il nostro gioco è palla d'Ibra. Come quando con Gattuso era palla a Suso, uguale. Dai ragazzi, però, santo cielo, dai. Un minimo di cuore, di orgoglio. Minchia ragazzi, però! Dai, 5 minuti, un gol si può fare. Uno si può fare. Ce ne hanno fatti 3 in 6. Conti, non farti ammonire. Già hai fatto una partita di merda. Già, entra Calabria, ora sì. Allora sì. Ma cosa che squadra, vedono i miei occhi? Ma che squadraccia, ti rendi conto che dobbiamo fare un gol dentro la Calabria? Ma cosa? Giustamente non c'abbiamo un cazzo in panca, è quel discorso. Cosa non vedono nulla. I miei occhi? Calabria, oh, ce la risolve Calabria. Ormai te l'ha dato perdere 2-1 o 3-1, che cazzo cambia? Metti Paquetà. Dai ragazzi! Ma figuriamoci, vai, figuriamoci! Ma vai a cagare! Che schifo, ragazzi! Recupero, è scaduto da una trentina di secondi. Fischia tre volte domenica. Il Genoa vince la sua seconda partita in stemma consecutiva.